un incontro di Salvini con i parroci dell'area est. Lì c'è un problema anche legato alla questione ambientale. Addirittura Salvini, parlando della Terra dei Fuochi, ha annunciato un termovalorizzatore per ogni provincia in Campania. Lei incontrerà i parroci? Già c'è una data dove stamattina siete riusciti a fissare l'incontro e su cosa verterà? Vedi, la differenza è che Salvini adesso sta incominciando a conoscere Napoli e questo ci fa molto piacere. Noi incontriamo e incrociamo il territorio da 7 anni e mezzo, quindi è chiaro che i parroci hanno scritto al ministro ed è stato un bel segnale che il ministro le abbia ricevuti. I parroci hanno scritto anche a me e certo che li riceverò anche io. Le connessioni, i contatti e gli incontri, per quanto mi riguarda, sono costanti da 7 anni e mezzo. Il mio tempo che dedico alla città è 16 ore al giorno da 7 anni e mezzo. Oggi ho voluto sottolineare il comitato che questa città è ricchissima di associazionismo, di comitati, di parroci, di cittadini. Non è una città che sta all'anno zero, non è una città che aspetta, come dire, il politico nazionale di turno che ci viene a portare la legalità o la civiltà. A noi serve che chi ha un ruolo di governo faccia ciò che compete al governo. Sinora alcuni segnali di attenzione sono arrivati, perché non era così scontato che due richieste così importanti del sindaco di Napoli venissero accolte in pochi giorni, Quindi vuol dire che c'è un segnale di attenzione e di rispetto per il sindaco e per la città. E questo, considerando la distanza politica che c'è tra De Magistris e Salvini, vuol dire che quando si fanno incontri istituzionali c'è la capacità istituzionale, di questo io lo trovo un fatto molto positivo, di distinguere la dialettica politica dalla leale cooperazione istituzionale. Detto questo, mi ha fatto molto piacere che oggi si sia parlato anche di un tema che io sto ponendo in Comitato Provinciale dell'Ordine Pubblico in modo forte, da almeno un anno, in maniera, devo dire, certe volte anche un po' inascoltata, ma altre volte ascoltata, perché vedo che alcune cose stanno avvenendo, il tema dei rifiuti. Questo è un tema che ha posto il Procuratore della Repubblica, ho posto io con forza. Noi non vorremmo mai che mani criminali, magari colluse anche con mani sporche della politica, vadano a inficiare il lavoro enorme che si sta facendo. Salvini ha utilizzato una frase molto sgradevole in conferenza stampa. A proposito, ha detto: il sindaco se li mangi se non vuole il termovalorizzatore. Io ricorderei a Salvini che lui sosteneva un governo 10 anni fa che è stato tra i principali responsabili dell'emergenza rifiuti, quando andava a braccetto con Berlusconi, col quale continua ad andare a braccetto nelle regioni del centro-nord. Io non vorrei mai che le scelte sull'ambiente siano dettate da chi incendia i siti di stoccaggio, da chi magari mette in atto azioni perché le gare vanno deserte, e che magari arriva qualcuno un giorno e ti dice: siccome le cose stanno andando male, facciamo come si faceva peggio. Quindi noi stiamo sul pezzo, in condizioni, devo dire, anche certe volte di difficoltà e di isolamento, perché noi dovremmo vedere una programmazione sull'impiantistica regionale e una svolta sulla programmazione regionale che non vediamo. E quello che è accaduto nell'ultimo anno, tra incendi, gare deserte e cose che accadono mica solo in Campania, in tutta Italia, ci preoccupa. Siccome io ho fatto anche l'investigatore nell'altra vita e mi sono occupato anche di rifiuti, e oggi faccio il sindaco e mi occupo di rifiuti, è da un anno che credo che abbiamo fatto più incontri e ho sollevato questa questione dell'estrema preoccupazione della precarietà dell'equilibrio del ciclo dei rifiuti, di mani criminali, alcune documentate anche da coraggiose inchieste giornalistiche, da incendi che continuano, da gare che vanno deserte. Se la risposta è, di fronte a tutto questo, realizziamo un termovalorizzatore in ogni angolo della regione Campania, non credo che sia questa la risposta. Cerchiamo invece di lavorare tutti quanti insieme per accelerare le procedure per l'impiantistica alternativa, per far funzionare bene gli STIR, per magari fare in modo che ci siano luoghi in cui si può più rapidamente evacuare e magari avere un mercato più competitivo, in modo che le gare possano andare a buon fine, che non ci sia qualcuno che gioca all'alzata del prezzo delle gare, che non ci sia qualcuno che magari incendi
o mette in difficoltà gli impianti che raccolgono plastica, vetro e carta, perché il rischio che si abbassa il livello della differenziata in Campania come in Lombardia e in tutta Italia, perché incendi stanno ovunque, e può accadere anche che quindi si abbassa la differenziata non solo perché non hai siti di stoccaggio, ma perché la gente comincia a mescolare il differenziato con l'indifferenziato e l'umido, che va tutto negli impianti STIR, e gli impianti STIR si gonfiano ancora di più. Questo è frutto del caso? O magari non ci sia qualche manina che da un po' di tempo, da noi abbondantemente segnalata da circa un anno, vuole condizionare tutto questo? Io oggi sono molto contento che l'attenzione è stata posta anche avanti al governo, e ovviamente l'abbiamo già segnalato al Ministero dell'Ambiente. Ho anche chiesto, e chiudo, al Ministro di fare magari un comitato specifico sul tema in Campania, a Roma, dove vogliono loro, anche con il Ministro dell'Ambiente, il Ministro dell'Interno, la Regione Campania, tutti quanti insieme, e lavorare anche lì con uno spirito di leale cooperazione istituzionale, senza fare battaglie di religione e senza neanche fare i professorini, soprattutto di chi in qualche anno fa è stato tra i principali responsabili di quell'emergenza rifiuti di cui oggi noi paghiamo anche la calamità finanziaria, perché i debiti del Comune di Napoli tra l'altro sono ancora bloccati, cioè il debito del Comune di Napoli è così alto anche a causa di quell'emergenza.